Monaco e non sono state elette perché donne, ma in quanto persone in gamba, punto e a capo. E adesso dalla Toscana e dal Friuli Venezia Giulia ci trasferiamo in terra di Puglia con un saluto, un abbraccio e un no secco, forte e determinato, e un abbraccio a questa piazza che ci segue da casa da parte dei sindaci di Foggia e di Andria. Benvenuti in questa splendida piazza, voi il microfono. Ciao Firenze, grazie Matteo e grazie a tutti quanti voi. Credo che questa piazza così gremita sia la dimostrazione più significativa che il centrodestra può riunire le fila per cambiare il governo di questo paese e dire no a questa riforma, perché questa è una riforma pasticciata ed è una semplice revisione che non modernizza il nostro paese e penalizza le autonomie locali. Io sono sindaco di una città della Puglia, la quarta città di Puglia, che purtroppo deve affrontare tante problematiche, ma nell'autonomia dei nostri enti locali riusciamo a far fronte alle esigenze dei cittadini, perché riusciamo a intercettare le problematiche dei cittadini, e questa riforma invece ci comprime, ci toglie autonomia. È solo una riforma di facciata che non serve a modificare il nostro paese e a rilanciare la nostra economia. E allora tutti insieme dobbiamo costruire un nuovo percorso, costruire una nuova vera riforma costituzionale che possa modernizzare il paese e far ripartire la nostra Italia. E allora oggi da Firenze due parole ci devono accompagnare: il coraggio di questi militanti che vogliono cambiare il paese e la speranza di un futuro migliore. Grazie.